Caesar the Second, il secondo Cesare. Antonio, che pezzo di Marcantonio. Antonio, con quell'orazione funebre, è diventato il re del mondo, cioè di mezzo mondo, perché l'altra metà della mela è di Ottaviano. Ora, questo gran re di mezzo mondo, Marcantonio, va in Egitto perché Cleopatra, il serpente del Nilo, la regina d'Egitto, l'imperatrice di Cirenaica e d'Arabia, l'imperatrice dell'Alto e del Basso Nilo, la regina d'Etiopia, Iside figlia del Sole, favorita di Ptah, eccetera, eccetera, fa le bizze e il suo vezzo. Prima Cesare, poi Pompeo e ora Antonio, beh, un po' di pancia ce l'ha, ma è pur sempre Marcantonio. C'è un Egitto nel destino di ogni uomo che ha superato i 40 anni. Riflettete, gente, riflettete. C'è un Egitto nel destino di ogni uomo che ha superato i 40 anni. Figurati per me. La prima volta che l'ho incontrata, sulle rive del Cidno, ma mi rapì il cuore. Cleopatra se lo mise in tasca, anzi, in barca. E che barca, che barca! Un trono sfavillante sulle acque. La poppa d'oro massiccio e le vele di porpora che il vento dolcemente agita, poi il vento vi si adagia dentro, estenuato d'amore. I remi d'argento che battono l'acqua, le onde ciaf, 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 ciaf. E le onde si fanno sotto, vogliose di essere sbattute, diciamo pure, ciaf, ciaf, ah, ciaf, 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 oh sì, ciaf. E lei, Venere, Cleopatra Venere, sotto il suo baldacchino trapunto d'oro, con intorno putti, ninfe, nudi che cantano dolci canzoni. Il popolo sulle rive applaude in estasi, ammaliato dai gran colori, dalla gran bellezza di Cleopatra e dai gran profumi che la barca spande. Cleopatra, la mela d'oro. Serpente mi fece male.
stessi. Da allora mai più le stesse. Thank you.